sono Barbara della Trattoria Sabrina. Oggi voglio proporvi un antipasto, i cuori di polenta farciti con formaggio e rampussolo d'eco di Villaga. Allora, questi sono gli ingredienti. Serve un pezzetto di polenta, un po' di ricotta, una noce di burro, delle olive nere per la decorazione, il succo delle rape rosse bollite, un po' di stracchino e la soppressa sempre per la decorazione e un po' di rampussolo crudo. Allora, innanzitutto iniziamo a fare la crema con la ricotta. Allora prendiamo il rampussolo, lo tagliamo sottile, grossolano, però non pezzi troppo grandi. Da, ecco qua. Lo mettiamo in un padellino, aggiungiamo il bicchierino di vino, la noce di burro, un pizzico di sale e lo mettiamo a cuocere. Lo lasciamo andare 5 minuti, 10 minuti. Adesso aggiungiamo un po' di ricotta al composto che sta cuocendo, la lasciamo sciogliere un po' e lasciamo qua così, fuoco medio. Allora adesso, finché cuoce la ricotta con rampussolo, prepariamo i cuori. Prendiamo degli stampini per biscotti, uno grande così, lo stacchiamo, ne prendiamo uno di più piccolo in modo da fare il ripieno, lo puntiamo un po', poi con un cucchiaino o anche un coltellino lo togliamo la parte centrale in modo da inserire dopo il ripieno. Ecco qua. Bene. Adesso lo passiamo nel liquido della rapa rossa in modo che prenda il colore. Lo giriamo e rigiriamo un po'. Più tempo resta, più colore prende. Ecco qua, adesso ha preso un po' di colore. Io vi consiglio, se avete idea di farlo, magari metterlo a bagno la sera prima, così prende molto più colore. Poi lo prendiamo, lo trasferiamo nella placca qua del forno e ci mettiamo il ripieno. Prendiamo lo stracchino, con un cucchiaino ne prendiamo una porzione, un pochino, e lo inseriamo al centro. Ecco qua, così. Adesso lo trasferiamo in forno. Lo lasciamo in forno adesso a 120 gradi per 5 minuti. Allora adesso togliamo il nostro cuore dal forno e cominciamo a montare il nostro piatto. Prendiamo il nostro cuore, lo posizioniamo. Si possono fare anche degli altri cuori più grandi e più piccoli e anche nella versione senza lasciarlo colore della polenta. Allora, io ne ho già preparato un altro, così adesso lo mettiamo insieme. Ci mettiamo un rampussolo come decorazione, prendiamo la soppressa, la pieghiamo a metà, la ripieghiamo a metà e la mettiamo a mo' di fiore. Ci inseriamo un paio di olive, le tre olive, e adesso ci mettiamo dentro la nostra salsa di ricotta e rampussolo. E il nostro piatto è pronto.